Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua come ogni tanto accade con un'altra puntatina della rubrica Reaction ai vostri video, ossia alle vostre collezioni di orologi. Come partecipare? Lo sapete, basta realizzare un video della vostra collezione o parte della vostra collezione, o anche solo due orologi, anche solo un orologio, con lo smartphone, no? Possibilmente in orizzontale, 5, 6, 7, 8 minuti concisi, spigliati, veloci, nei quali ci mostrate, parlate del vostro percorso, delle vostre scelte, di come vi sentite, insomma, no? Non è solamente un fatto di oggettistica pura, semplicemente voi che parlate e dite qualcosa. Sì, ma parlate, perché a volte sento dei silenzi, mostrano solo l'orologio e non è che ci dice più di tanto l'orologio da solo, deve essere accompagnato dalla persona che l'ha scelto, quello che lui ha da esprimere. Quindi vi invito a esprimervi. Come partecipare lo sapete, qua sotto c'è tutto. Ora vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo Breitling Chronomat GMT 40 mm, calibro ETA 2893, bracciale Rolex con questi bellissimi cilindretti, a cartucciera oserei dire, questo bellissimo bracciale sta benissimo, calibro semplice di fornitura ma certificato COSC, è un orologio che a me mi garba tanto, adesso mi garba anche tanto vedere un po' i vostri video. Andiamo. Buongiorno Davide, sono Nicolò da Ciao, Milano, seguo Nicolo. sempre con piacere la tua trasmissione, tanti complimenti, mi Grazie. piace molto. Ti Grazie. mostro la mia collezione, una collezione Vai. che è iniziata 20 anni fa, nel 2003. Partiamo quindi dal primo pezzo, l'ho preso quando lavoravo a Londra, avevo visto al polso di una persona che lavorava con me una 16750 GMT Pepsi. Mi Vai. sono quindi recato in un negozio che vendeva vintage Rolex in centro a Londra. Invece di un 16750 mi sono preso questo, mi sono preso una 16,75. Top nero, ghiera nera. Si Non è a fuoco, eccolo, adesso è a fuoco. vede, si vede. Hai il quadrante pallettoni, come vedi, ed Se è un 1978 come seriale. sembra Ha il suo nuovo. cinturino Jubilee con sia le referenze che i finali di questo modello. Bellino sto qua, eh. Questo è stato il mio everyday watch per circa 10 anni, poi però comunque ho continuato ad appassionarmi agli orologi, quindi mi sono mosso sugli Omega Omega, e vai. mi sono preso sempre in quegli anni un Omega Dynamic. Dynamic. Questo è un Yes. Omega Dynamic del 1967 con il suo. Dynamic, cioè, è proprio una famiglia. Omega lo fa anche Seamaster. Una famiglia che comprende tutta una serie di orologi, uno completamente differente dall'altro, no? Siamo anche abituati a vedere, per esempio, il cronografo Dynamic, quello con il calibro a sandwich, no? E c'è anche solo tempo di quella versione, rifatto in un certo modo. Poi negli anni 70 si sono messi a fare questa forma a UFO, ovale, proprio il design degli anni 70, retrofuturistico, si incomincia a vedere, eccolo qua, proprio, no, si comincia a vedere, proprio pari, pari, pari così. Ecco, è una cosa che io ho sempre notato, l'ho già detto anche in un altro video, è che ad esempio la maggior parte delle case si sono lasciate andare, diciamo, al design degli anni 70, modificando gli orologi in base al design che andava in quel momento, giusto o sbagliato, mentre ad esempio Rolex, che abbiamo visto prima, non ha mai cambiato l'aspetto degli orologi, cioè il GMT è sempre stato così, il Submariner è sempre stato così, non è che hanno fatto il Submariner ovale, per dire, no? Questo può essere un pregio o un difetto, cioè essere conservativo è proprio nel DNA di Rolex, che però ha premiato perché a un certo punto, se un design diventa iconico, rappresentativo del marchio, vuol dire che hai picchiato anche quando le cose sembravano andare in un verso, hai picchiato sempre su quello, gli va dato Bracciale, bracciale Omega, e ha un bellissimo, a mio avviso, quadrante in eccellenti condizioni. L'ho sì. fatto revisionare già un paio di volte negli ultimi 20 anni, lo uso con grande piacere. Ecco, fatto una persona che tiene gli orologi, no? E negli ultimi 20 anni l'ha fatto revisionare 2 volte. Vuol dire che ci tiene questo orologio qua, vuol dire che non è che uno ha intenzione di venderlo, di darlo via per prendere altro o addirittura per farci del business, no? Questa è una persona, è un appassionato, no? Che
tiene agli orologi, cioè, e fa piacere vedere queste situazioni perché ci spendi sopra dei soldini, Piacere. E mi piace molto anche questo quadrante, ce ne sono molti in giro di Dynamic dell'Omega, Dynamic Geneva, ma questo è particolarmente bello a mio avviso per il suo quadrante. Poi Promosso, sono bello bello. passato, mi sono comprato un altro Omega, sempre in quegli anni, questo l'ho sempre preso in un mercatino di Londra, è un Mamma mia, Seamaster top! 30, Che bello questo, certo. lo porto sempre con il cinturino NATO, avrei anche il suo cinturino con claspa Omega, ha il suo simbolo Seamaster nel retro, molto bello, Bello. mi piace molto. Assomiglia un pochino al Ranchero, no? Mi sembra il Railmaster Ranchero. Lì per lì ho detto è quello lì. E invece è un Seamaster che io, cioè in questo aspetto qua, non l'ho mai visto. Bello, quei piccoli secondi. Mamma mia, come te lo invidio questo. Molto è l'orologio da usare anche d'estate. D'estate. Faccio vedere l'orologio di mio nonno, è uno Zenith anni 60, ci ho messo questo cinturino al momento blu, è un manuale, è un orologio. Notare come intorno al numero a ore 3 c'è una fioritura. Fioritura è un eufemismo per dire che probabilmente lì è il punto nel quale l'umidità, basta anche l'aria umida, basta, l'aria umida, non è che vuol dire che è entrata l'acqua, l'aria umida entra dalla corona, è il primo punto nel quale fa la fioritura, è lì attorno ad ore 3. D'altronde gli orologi vintage non è che sono ermetici, perché poi uno dice impermeabilità, ma è importante che un orologio sia ermetico. I primi orologi vintage, no? I primi orologi che cercarono di fare sigillati era proprio per non far entrare la polvere e l'umidità, non tanto per essere impermeabili all'acqua, quello era lo scopo, perché agli albori entrava qualsiasi cosa in un orologio. Affezionato, l'ho fatto già sistemare, quindi funziona molto bene. E come vedi ha il quadrante che ha avuto un problemino ore 3 perché c'è stato un ingresso Hai d'acqua. visto? Andrebbe ricromato tutto, vedi la Proprio situazione, acqua. però purtroppo, cioè purtroppo si può fare, ma non verrà mai perfettamente, mi dicevano, ma si può assolutamente provare. A me piace anche così, me lo Sì. metto così, me lo godo così e mi va bene così. Tienilo così perché ricromare, cioè significa riportare del materiale, no? Un velo che però poi va a cancellare le forme. Addirittura ho visto orologi che sono stati fatti ricromare da chi ricroma i rubinetti o i sanitari, cioè, e il velo apportato sopra è veramente spesso, no? È fatto un po' così alla carlona, e quindi l'orologio ti diventa quasi tondo sugli spigoli, le superfici, va a perdere tutto. Poi cosa? Avresti un orologio che ti sembra praticamente nuovo, poi cosa fai? Il quadrante lo dipingi di bianco. Hai un orologio nuovo, che non, però non è nuovo, cioè, gli hai fatto un intervento di chirurgia plastica, no? Come le tipe con i labbroni così, le tette così, no, non ha senso, non ha senso. Poi finalmente, diciamo 2012-2013, avevo pensato di riprendermi il 16750, però poi ho cambiato idea all'ultimo momento e mi sono comprato questo 16753. È Toppeone. chiamato anche Rootbeer, come sai. Sì. Questo è quello con il nipple dial, quindi indicatore d'ora, nipples. E è del 1984 come seriale, ha già la quick date, quindi 16753, quindi è della stessa categoria del 16750. E a me è piaciuto molto perché è un po' iconografico, è un orologio questo che è associato all'attore Clint Eastwood, è stato visto al polso di Clint Eastwood in diversi film. E quindi si è pensato poi che fosse anche e si è assunto il suo orologio Everyday Watch. Quindi a me piace molto, è sicuramente un orologio presente quando è al polso, ma a me piace E e lo beh, metto con meno piacere. male che lo indossi, Faccio vedere meno male. adesso un altro orologio che mi sono sempre preso quando vivevo
a Londra, è un Tudor, Mai questo è un visto. Tudor ovetto, questo lo indosso, si può indossare con cinturini ovviamente in pelle, molto bello, o con un oyster. Io ci ho messo questo natto che richiama un po' i colori del quadrante, l'ho preso con un quadrante, mi è piaciuto perché aveva il quadrante California, non ce n'erano molti con quadrante California. Ovviamente un orologio, è un Rolex nella cassa, quindi ha tutti i riferimenti Sì. Rolex, Genève, e ha la corona Rolex chiaramente a ore 3. Per chi non lo sapesse, Tudor nei vecchi tempi utilizzava fino a un certo periodo cassa e per esempio corona del Rolex, capito? Era proprio veramente la versione meno costosa, perché poi incassava un'eta, meno costosa del Rolex, utilizzavano componenti. Ora io questo quadrante qua così, se uno mi avesse detto: o cosa ne pensi di questo Rolex, di questo Tudor? Io ho detto: ma è un indiano, è indiano, è fake, no, fammi capire, no? Perché non l'ho mai visto, cioè è veramente anche particolare, veramente si presta a un'interpretazione strana, con un arancione giallo, quadrante così, uno dice ma è falso, è un Frankenwatch, qualcosa del genere. Quindi proprio l'ignoranza a volte ti può portare a pensare che sia sbagliato. Io invece mi fido ciecamente di te, so che insomma vedo che sei un appassionato con i controscatoloni, come si suol dire, perché insomma di orologini ce li hai, sai scegliere, e quindi mi fido, deduco che sia originale e sorpresa. Ha la sua quick date, è un classico vetro Rolex, diciamo, soltanto che il movimento all'interno è un Tudor e mi piaceva soprattutto perché ricordava Netto. un pochino, non so, i colori dell'estate, quindi me lo sono preso e me lo utilizzo d'estate. Bravo. Poi ti faccio vedere un orologio un pochino bistrattato dalla storia, che è il Jaeger LeCoultre Club. Questo è un orologio, non so se lo sai, No. che ha... È stato messo diciamo, in commercio da LeCoultre durante gli anni 70 per andare a combattere quella che era la crisi dell'orologio automatico, Ah. e in sostanza all'interno un movimento che è un movimento insomma, non sicuramente prestigioso come la S1906. Ah. Comunque è un quadrante veramente molto bello, io l'ho trovato da un collezionista di orologi, mi è piaciuto, me lo sono preso. Quindi praticamente mi stai dicendo che, cosa che io non sapevo, perché non è che si può sapere tutto, no? Jaeger LeCoultre, durante la crisi a causa dell'avvento degli orologi al quarzo, ha incominciato a realizzare orologi meno pregiati per cercare di combattere a livello di prezzo gli orologi al quarzo, che poi costavano, gli orologi al quarzo costavano quando sono usciti, non è che erano a buon mercato. E anche qua si vede lo stile degli anni 70, ecco, lì chiaro, papale, il discorso che facevo prima, anche Jaeger LeCoultre negli anni 70, prof, che poi non è sbagliato seguire, cioè, seguire il ciclo del design, dell'architettura e della moda, lo fanno tutti, quindi. Quadrante è di grande qualità e si possono muovere. In particolare poi il movimento sia il giorno che la data, quindi è un day date, è un particolare movimento che ruotando da una parte si muove il giorno, dall'altra si muove la data, e lo trovo particolare e sotto certi aspetti anche a metà tra l'elegante e lo sportivo. Ti faccio vedere adesso velocemente un Seiko, a me sono sempre piaciuti i Mickey Mouse, fai conto che volevo prendermelo della Datejust, questo è un Seiko Mickey Mouse anni 80, quelli poi prodotti negli anni 70 avevano le braccine del Mickey Mouse che facevano gli indicatori d'ora, negli anni 80 è un po' più povera la produzione e questo quindi ha le lancette diciamo dell'ora e dei minuti che sono, non sono legate al topolino. Molto bello. Allora, io però qua non vorrei dire una castroneria, perché te mi sembri proprio sicuro che vai sul tuo, però sul quadrante qua c'è scritto Japan Made. Japan Made, Seiko non ce l'ha mai scritto. Scrive Made in Japan, quindi Japan Made lo scrivono quelli che fanno i Frankenwatch indiani. Quindi a me, sinceramente, mi viene il dubbio. Che poi, cioè, siccome sei anche un intenditore, no? Viene il dubbio che sono io nell'errore. Però, ripeto, già quando l'ho visto un Seiko con il Mickey Mouse, ho detto va bene,
tutto quello che vuoi. Poi vedo la scritta Japan Made a ore 6, se non mi sbaglio. Japan Made, non esiste Japan Made per un secco, eh. Questo qua è un Frankenwatch indiano, eh. Molto, è un orologio che vale poco, ma che ha un sacco di domande ogni volta che me lo metto, quindi tutti chiedono di cosa si tratta. Un No, però. orologio penso che non ha bisogno di presentazioni, il Bulova Acutron, questo è un orologio che mi è sempre piaciuto, movimento al diapason, questo è chiaramente un modello Space View, l'ho comprato da un collezionista di Bulova Acutron di Monza, signore gentilissimo che ha passato con me un po' di tempo, ci siamo divertiti per un paio d'ore, poi ne avevo una ventina, me ne ha venduto uno dei suoi, mi piace moltissimo, lo uso. Vedi, cosa serve anche essere appassionati di orologi, far parte della community, fare un paio d'ore di conversazione con uno sconosciuto sugli orologi, poi comprarne uno, d'altronde come in tutti gli ambiti, no? Collezionistici, di passione, ci si incontra, si parla, ci si scambiano opinioni. Spesso mi mancava un crono, mi sono preso un Seiko Bulleit, quindi classico Seiko Bulleit anni 70, in ottime condizioni, con il sopracciale Fishbone. Questo ricordiamolo che è un orologio che se ne trovano tanti anche in rete. Io l'ho comprato da una persona a Bologna, l'ho cercato per un paio d'anni, lui ne aveva quattro e me ne ha venduto uno dei suoi quattro ed è tutto originale anche nel quadrante, che non è mai stato toccato. Uno degli ultimi acquisti Bello, bello. che ho fatto era, è un sub, e mancava, mi sono preso uno squale Montuac. Lo squale Montuac, sono sicuro che forse non l'hai sentito, o è possibile che tu non l'abbia sentito, nasce da una collaborazione fra Long Island Watches, che è un negozio di Long Island, e la squale, quindi l'hanno prodotto loro. È un orologio della squale, quindi particolare, non sono i classici che ho provato più volte ma non mi piacevano. Questo mi piace perché c'è un filo di vintage, vedi che a me piace il vintage, quindi anche per come sono gli indicatori d'ora un Bello, questo a me po' piace. imbruniti e virati, mi è piaciuto molto, me lo so. Oddio, se non avessero messo quella data lì a ore 3, secondo me sarebbe stato veramente bello, perfetto, no? Capisco che ci vuole, richiesta, la data, va bene, tutto quello che vuoi, ma immaginatevi lì al posto del 26 un altro trapezio come a ore 9, poh, perfetto sarebbe stato. Compreso, è comunque sempre un 30 atmosfere e l'ho fatto arrivare proprio dagli Stati Uniti e alla fine, lucis in fondo, Bravo. il 16750, me lo sono alla fine preso Pepsi Ah. e l'ho preso 4 anni fa, è una versione molto bella, Top. full set e sopracciale, veramente molto bella, ha gli indicatori d'ora chiaramente a bicchierino, non so se si riesce a vedere, questo ha anche il, vediamo se ci riesco, Sì. eccolo qua, il dial spiderizzato, che Spider. era una cosa che cercavo moltissimo. Spero ti sia piaciuta la mia collezione, fammi sapere cosa ne Ebbè. pensi e continua così con la trasmissione perché è veramente forte. Un caro abbraccio, ciao. Grazie. Un caro abbraccio a te. Allora, Spider, praticamente Spider è un quadrante crepato. È un quadrante crepato, un difetto del quadrante e diventa un pregio, no? Sui Rolex diventa un pregio. Ti fanno un quadrante che si è rovinato perché per un errore di produzione, un dato lotto è venuto fuori con il quadrante, si è crepato. Ritiriamoli, ritiriamoli. No, cosa ritiri che la gente ci va matta? Il Spider, perché sembra una ragnatela, no? Va bene. Comunque, complimenti. Video interessante, anche pieno di spunti. Tre GMT ti sei poi comprato alla fine. Tre. Ora, capisco, no? Qual è la differenza tra questo video e quello di altri che possiamo aver visto magari in passato e che vedremo? Che ci sono persone, no? Sono un pochino così anch'io, che accumulano gli orologi anche di prestigio per mostrarli. Questo appassionato qua invece cosa fa? Li colleziona proprio. Lo si sente che va a cercare l'orologio, il Rolex di quel dato anno, di quel periodo, no? Cosa che io non sono in grado di fare, nel senso che spendere 1.000 euro per un orologio dell'80, no, non lo faccio, me ne compro anzi uno nuovo, seminuovo, capito? Bisogna essere proprio. Poi rimane il dubbio su quel Seiko lì Topolino, che secondo me non è legit, non è legit, e qui chiedo l'aiuto agli amici seikisti.
che so che ci seguono e che sono sotto sempre a scrivere puntigliosamente e giustamente tutte le cosine che vanno rimarcate, perché studiano solo quello e le sanno, se quel seco lì esiste col topolino scritto Japan Made, cioè io sono quasi sicuro di no, però mi serve il conforto altrui, ok? Prossimo video. Ciao Davide, sono Ciao, Davide, ti chiedo scusa se non ho una Davide. tovaglia degna di nota. Questo è il secondo video che ti mando, riprendo al volo da dove avevo lasciato, Vai. da questo King Seiko, Mamma mia. perché ho fatto tutto molto velocemente e mi dispiaceva non aver dato qualche nozione in più di questo, che è anno 1970. È un 5626-7040 con movimento 5626 da 36.000 alternanze. Cassa monoblocco, il bracciale, come avevo Top. già detto, l'ho messo io. Quadrante nero, che è un po' più difficile da trovare rispetto al classico bianco. Però i Seiko, avendo una grossa collezione, tra virgolette, non sono finiti perché ho due classici Seiko Seiko 5 5. Field Watch. Li uso un po' da battaglia. Battaglia, bravo. Avendo l'Alpinist nuovo, ho preso anche il Baby Alpinist Bravo. in questa configurazione che mi piace tanto, con il bracciale Ankle Seiko, Spendiamo fatto i abbastanza soldi. bene, Vai. devo dire. Un Seiko Ah, Presage, paesaggio. anche questo molto carino. Bracciale l'ho messo io perché questa Ah, versione qua nera non aveva il bracciale. si vede che è diverso E secondo me era il la più bella, ma bracciale. pazienza. Un altro Seichino a batteria, bello Seicone questo. grossino. Questo qui ha un nome, non me lo ricordo. Mi è stato regalato da un mio vicino di casa perché lui aveva questo Seiko 5, però in versione verde col vetro rotto. Io gliel'ho riparato e lui mi ha donato questo. Accidenti. Ogni tanto lo uso, un po' pesantino ovviamente. Passando sempre giapponesi, ma di un altro marchio, Citizen. questi li faccio vedere al volo, li conoscono tutti. Sì. Avevo preso lui poco dopo aver preso lo 007, questo faceva pandan, l'ho usato un sacco al mare e si comporta come dovrebbe, cioè, vabbè. E poi ho preso la versione in titanio, mi piaceva molto il quadrante, non adoro tanto il bracciale che rimane sempre la stessa misura anche sulla clasp. Questa è la roba Oh, che a un me po' mi piace. infastidisce. Ma Mi no. infastidiva molto anche sul Mako, Ecco il macone. sul primo Mako, infatti il bracciale l'ho cambiato, è un bracciale della Vostok, che è un 22-18. Vabbè, ma la Ce l'avevo qualità. calza a pennello. Questo qui l'avevo preso a Milano in un negozio che faceva da outlet, non costavano niente, non se li cagava nessuno, purtroppo poi sono diventati abbastanza famosi. Ti faccio vedere un altro Citizen, Tu questo usa. qui non lo volevo comprare in realtà, No. ma essendo io un commerciante d'auto, mia madre a Natale ha deciso di regalarmi un Maserati, e con tutto il bene che le voglio, però Maserati no. Lei ha detto, tu guidi le Maserati quando vai in giro, così ti metti quello. Gli ho detto, no, ma. E in quella gioielleria l'unico pezzo decente era questo, quindi ho fatto cambio. Hai fatto Mia madre lo bene, mi. sa, non si è offesa. Anzi, un Citizen Tsuyosa che è un Maserati di pregio, no? Perché legge Maserati, ma Maserati martellati e via. Cioè. Buonanotte. Sempre diver, ma un po' vintage. Questo è un Aristo, Ah, carino questo, però. Bracciale? non conosco, è un automatico, lo adoro perché mi piace la forma della cassa, Vabbè. è in condizioni meravigliose, funziona Sottile. perfettamente. Aristo so che è una casa tedesca, ho letto da qualche parte che dovrebbe essere una sottomarca della Hoyer, non ne sono sicuro, non mi No, interessa, no, buono. no. Russi, perché i russi non possono Vai. mancare, due vintage, Vostok e Peugeot, Palio. Poyot, come volete chiamarlo. Bello il Baliot. Molto bello. Questo per il 31-33 mi sono Bello. perso, è stato divertente che l'avevo appena ordinato uno su eBay,
Il giorno dopo sono andato al mercatino, l'ho trovato identico e li ho presi tutti e due, l'altro poi l'ho venduto. Ah, Due mi sembrava un po' tantino. sì. Qualche vintage, semplice semplice, Lanco, classico, avevo Lanco, anche il 1100 e il Modo 11, li ho dati via, ho preferito tenere questo qua che è un po' più particolare, questo è vecchio, con questo quadrante eh? Questo qua, champagne, non primi so. anni 50, eh? Bracciale ogni tanto lo alterno con il cinturino. Questo che è da unire all'avia. Questo Cioè? Ah. qui è un orologio di mio nonno. Ok. Manca la lancetta dei secondi, ovviamente. Ma era tutto distrutto, ma completamente distrutto. Aveva le anse spezzate, proprio mancavano pezzi delle anse, vetro rotto, movimento bloccato. In tempo di pandemia ho deciso di più o meno sistemarlo, non tanto per usarlo, ma più per ricordo, dargli un po' Sì. di dignità. E ho trovato su eBay questo con movimento funzionante, ma anche lui era tutto distrutto. Gli ho rubato il movimento per metterlo sull'avia e questo è il risultato. La lancetta dei secondi però non c'era. Ma poi guardando questo quadrante, questa cassa, mi piaceva molto, un'Enea, un altro marchio scomparso, e sono andato a recuperarmi un altro movimento per ridargli vita. Finiamo con altri tre vintage piccolini. Lorenz è stato regalato a mio padre una vita fa e me lo sono rubato io. Questo è un Leonidas e Ah. anche questa è una storia divertente perché io ho ordinato un altro orologio sempre su eBay, una ciofeca, non era una ciofeca ma vabbè, e mi è arrivato questo e il venditore ha detto vabbè tienitelo, l'ho pagato 15 euro Mamma veramente. mia, E buono. l'ultimo è un Princeps Princeps. Crono, io amo questo quadrante, questo tipo di quadrante, questa cassa, tra le mille milioni di orologi ho preferito prendere un Princeps perché è di Milano, io sono di Milano Bravo. e quindi era simpatica come cosa. Simpatica. Vi ringrazio e ti Grazie ringrazio a te. per la disponibilità e tanti saluti. Tanti Grazie saluti. mille e buona giornata. Buona giornata. Sinceramente io non ho capito una minchia di quello che hai fatto con il calibro dell'orologio del nonno qua e là, su e giù. Non ci ho capito niente. Sarò io. Non è che ti sei spiegato male te, colpa mia, eh. Ho visto però il lavoro che hai fatto sulle anse, non lo so chi l'ha fatto, cioè sono tipo saldature riportate, dei buboni sulle anse. Io a un certo punto sai cosa avrei fatto? L'orologio del nonno, anche se è distrutto, lo metti in una teca e lo tieni lì, l'orologio del nonno, come è arrivato alla fine della sua vita? È lì, eccolo lì. Anche perché, cioè, che senso ha poi riportarlo in vita facendo delle operazioni così invasive che snaturano il suo essere, no. Poi per il resto, belli orologi. È interessante anche la tua esposizione, come ci hai spiegato il percorso per arrivarci. Beh, sì, adesso non ricordo nemmeno più cosa dicevi sul tutto. Cosa c'avevi? Ah, il King Seiko molto bello, tutta una serie di Seikoni e giapponesi Citizen molto interessanti. Poi per arrivare allo Tsuyosa e poi passare ai vintage. Tutto bello. Grazie per aver condiviso il video con noi. Ciao Davide, sono Ciao Marco da Roma e Marco, volevo innanzitutto ringraziarti e farti complimenti per i tuoi video, per il tuo canale, grazie. perché insegnano tantissimo sul mondo degli orologi e mi hanno fatto avvicinare molto a questo fantastico hobby. Questo sì, questo. E volevo farti vedere qualche orologio interessante, a parte insomma, i grandi classici come l'F91, questo Seiko 5 con i minuti C'ho qui colorati in arancione che, come se non sbaglio, dissi tu nella recensione, non anch'io. servono a nulla, E concordo, però sono molto carini. Questo carini, carini. particolare Citizen BN0000, una referenza un po' oscura forse, però un ottimo, devo dire, un ottimo orologio a carica solare. Mi è piaciuto molto, diciamo, la sua leggibilità. È un po' particolare come design, a tanti miei amici non piace. Però devo dire, io lo trovo molto comodo. Poi questo cinturino in gomma che ho comprato su Amazon ci sta molto bene. Poi questo Timex Ah. Geometic Quartz, che devo dire per il, per
per il prezzo è un orologio veramente di alta qualità. Il cinturino un po' meno, anche la clasp non è di altissima qualità, però la cassa, il movimento, la precisione del movimento, la lancetta che prende tutti gli indici, che non è banale, devo dire è un orologio fatto bene. Un quarzo poi preciso. Questo Swatch Irony, che era di mio nonno, che metto molto spesso perché insomma, mi ricorda di lui, è un orologio a cui tengo. Poi questo classicone ormai del mondo digitale, sul mondo dei social, degli orologi, è diventato famoso tra le varie recensioni di YouTube, questo Seagal 1963. Tra l'altro questo qui è il modello con il gooseneck, che però non ho capito ancora a cosa serve. Infatti volevo chiederti se mi potevi spiegare a cosa servisse. Gooseneck, cos'è il gooseneck? È il collo di cigno. Praticamente invece di avere la racchetta di regolazione che può essere con una vite, no? Ha un sistema, poi mi metto un'immagine qua, ha un sistema che con una leva fatta a collo di cigno che fa la curva, praticamente c'è una microvite di regolazione con la quale puoi regolare più precisamente, perché ad un giro corrisponde solamente un piccolo spostamento della racchetta, no? Pip, track, tic, track, mi sono spiegato col tic, track, tic, track. Basta andare a cercare su internet, si vede come funziona. È un pochino più fine, regolazione più fine, regolazione fine, non precisa, fine. Però devo dire, un movimento particolare, un orologio che appunto va bene finché funziona. Funziona. A me sta funzionando molto bene e bene. Anche abbastanza preciso, comoda la carica manuale, e finché tiene, finché le lancette rimangono attaccate al quadrante, va bene. Va bene così, poi, dai. Ti volevo far vedere questo Seiko Mini Turtle, questa è l'edizione PADI. Simpatico. Veramente un orologio molto bello, l'ho preso un po' di tempo fa da Crono, unica pecca, il cinturino è nero e l'originale PADI era blu, anche se a me alla fine piace di più questo cinturino nero, è sempre il Seiko originale, però non è quello del modello PADI, anche ma se devo dire comunque ci sta molto bene. Ma bellissimo, sì. Il quadrante, un orologio spettacolare questo. Spettacolare. Poi, abbiamo questo piccolo Seiko 7434, la referenza, con questa fase lunare molto particolare, e mi è piaciuto per la sua eleganza. Comunque un orologio che, nonostante sia un quarzone, nonostante sia comunque datato e al tempo sicuramente costava anche molto poco, immagino, però è un orologio che mi è piaciuto fin da subito e devo dire sono molto contento di essere riuscito a trovarlo. Bravo. Poi, per finire in bellezza, questo Longines Conquest Automatic, che era stato regalato a mio nonno con questo fantastico cinturino verde, molto molto bello, e poi soprattutto il fondello che è veramente veramente spettacolare. Una cosa, un orologio di questa bellezza e questa eleganza Non è facilissimo da trovare, devo dire. Sono molto contento di avere questo orologio. Lo voglio far sistemare perché, come vedi, la corona è un po' piegata e non quindi si vede. Insomma, devo trovare un buon orologiaio sì. di fiducia. Grazie mille, Davide, per i tuoi video. E... Grazie a te. E niente, è finito così. Sì, alla fine l'ho vista che la corona è leggermente piegata. Vuol dire che l'hai studiato bene, perché così di primo acchito non si capisce che è piegata. A dirla bene, la vedi leggerissimamente piegata. Non so, magari un urto, non so nemmeno, ma... Poi, se funziona, che non dà problemi, cioè solamente per estetica, anche no cambiarla. Voglio dire, a volte i segni che un orologio porta con sé, i graffi, un'ansa un po' piegata, la corona, come in questo caso, un po' piegata, la lunetta magari ammaccata, sono dei segni che si porta dietro l'orologio perché è vissuto, no? Ha fatto un percorso di vita, no? Durante gli anni, ed è arrivato a quel punto lì così. Si può anche tenere così se non ha problemi, eh? Poi non lo so, poi fai te. Per il resto, complimenti per gli orologi e per l'esposizione. Il collo di cigno te l'ho spiegato cos'è, grandi linee, poi non sono un tecnico nemmeno io, sono a pipa io di cosa, come è fatto dentro l'orologio. Però a grandi linee basta sapere che è una regolazione più fine delle altre. Prossimo video. Ciao Davide, sono Ciao. Ruggero
Ruggero. Complimenti a te per il tuo canale e per gli interessantissimi contenuti che ci proponi. Grazie. Saluto anche tutti gli amici appassionati di orologi che seguono il tuo canale. Stai facendo veramente un grande lavoro. Troppo Faccio gentile. Una piccola premessa, a differenza tua, io non amo gli orologi braccialati e quelli che posseggo ovviamente conservo i bracciali, ma ho messo a tutti i cinturini. Ecco. Tutti. Cerco adesso di andare molto rapidamente, speriamo, molto velocemente, per stare in quei 7 minuti canonici che ci concedi. Concedo. Inizio con i miei due unici orologi al quarzo che ho. Questo è un bello, che stai vedendo da prima, insomma, ecco, per non lasciare l'inquadratura vuota, è un Seiko degli anni 80, molto vissuto. Bello, è un Seiko di quelli che ha senso di esistere, quello degli anni 80, dove loro hanno sbaragliato il mondo con gli orologi a quarzo, infatti si vede anche dal logo sul quadrantino SQ Seiko Quartz. Poi il discorso che facevo prima, vedi come è vissuto? Questo qua, perché gli dovresti cambiare la ghiera? Questo qua, gli faresti un torto marcio a cambiargli la ghiera, l'inserto ghiera, perché è graffiato, perché è rovinato. Così deve essere. È dagli anni 80 che vive, dovrà essere così, sì. Bello, l'ho utilizzato un po' in tutto il mondo. Mi piace ancora molto, non lo metto più molto, ecco. Il prossimo orologio è un Breitling, chiedo scusa un po' per la luce, ma no, va bene. Ecco, questa è l'ambientazione che sono riuscito a ricreare in casa. È un Breitling Colt, è un orologio celebrativo. Ho lavorato nei media per 43 anni e per un periodo di tempo ho seguito la Formula 1. Ecco, la mia azienda nei primi anni 90, durante il Gran Premio di Monza che ha fatto la mia azienda, che ha le riprese, ha curato, alla fine della produzione ha regalato questo Breitling numerati, e questo è il 140 di 150, se non ricordo male. E qui finiscono i miei quarzi. Però cioè, se andavi, io sono appassionato di Formula 1 e te andavi a lavorare, portami, torna al lavoro e portami con te a vedere i gran premi, a fare le riprese, tutto quello che vuoi. Sto zitto, sto fermo lì in un angolino, sto zitto. Vado oltre, direi adesso potrei farti vedere questo micro brand che a me piace molto, mi piace molto. Ecco noi tra. Di skin diver, questo non è sembrerebbe un po' uno skin diver, ma è un po' un ibrido. Ecco, Eco Neutra, un orologio. Neutra, più correttamente, fa questo orologio. Mi sfugge il nome mio. Il Cortina, esatto. Cortina, molto Cortina. Bello. A me piace molto. Mi piacciono questi orologi essenziali con i quadranti neri. Sai, se devo trovare un difetto così subito al volo a questo orologio, il fatto che le sfere siano tutte dipinte di nero opaco, e anche quella minuti e quella ore di un bel pezzo in nero opaco, che a primo occhio fa fatica a trovare dove sono le sfere, no? Perché ce n'hanno solo un pezzettino color crema, che poi color crema che si confonde anche con il fondo color crema. Insomma, si poteva fare un po' diversamente, secondo me, poi. Credo monti un Sellita, un SV200. Sì, penso anch'io. Un orologio simpatico, ecco. Forse sì. Il prossimo orologio, sono amante anche dei vintage, questo è uno skin diver, è un Sicura primi anni 60. Spero sia a fuoco. Carino anche questo. Direi piacevole. Vado piacevole. Oltre velocemente. Simpatico, questo beh, veloce. È un Gander. Gander automatico, ho cercato qualcosa in internet, non ho trovato un granché, era un assemblatore, uno dei tipici assemblatori dell'epoca, ha fatto anche dei cronografi. Questo, ci sono particolarmente legato a questo orologio perché è l'orologio della mia comunione. Sono un po' vecchiarello, abbastanza vecchiarello, questo è un orologio dei primi anni 60, ecco. Andiamo ancora avanti, ti faccio vedere un solo tempo. Ce l'ho su, non so se si riesce a vedere così, oddio, ce l'ho su, è uno Zenith, uno stellino, un full gold, carino anche questo. Top! Un Jumbo per l'epoca, un oversize, perché è un 37. Mamma mia! Vado errato. Continuerei con il reparto cronografi,
con qualche cronografo. Questo Universal è un Geneve, sempre degli anni 50, è un Unicompass con questo viraggio molto bello. Promosso. Vissuto anche questo, piacevole. Vado avanti. Vai. Questo è un Bommercier cronografo degli anni 50. Guarda che bello anche questo. Questo è cromato. I movimenti in questo momento non li ricordo, mi ero preparato tutto perfettamente, qui tu sorriderai e muoverai delle critiche, giustamente, non mi ricordo più nulla. Questo dovrebbe essere un Landeron, un Campa 7, dovrebbe. Questo qua è veramente bello, per adesso è più bello. Poi, veramente bello. Proseguo con i cronografi, questo Intramatic. Lo conoscerai, un Emeton Intramatic. Un orologio che mi piace molto anche per questa sua, questo suo taglio un po' heritage, un po' sul modello degli anni degli orologi di un tempo modernizzato, un bel orologio, un orologio tradizionale, un po' rumorosino per il rotore, il rotore si muove e carica, ma anche a me, quando fossi qua adesso con questo, faccio così, poi appoggio e qua mi vibra tutto come fosse uno tsunami, lo tsunami del mare, qua siamo in terra, tsunami. Vibra, da 750 fa anche quel garbo lì, cioè il rotore quando gira nella parte vuota fa la vibrazione. Credo sia un buon orologio, un bello orologio, sì. Bello, bello. Poi proseguirei con, vado un po' in ordine sparso, Vai. Questo Speedmaster top, al quale ho montato io tutti i loro cinturini originali plexiglass. Qui c'era un, l'avevo preso con un, con la sua Deployan in pelle, invece l'ho cambiato, ho messo questo cinturino a rally, così gli ho dato una nuova vita, mi sembra. Ma, insomma, anche a Hamilton, adesso ricordo, ho messo l'Hamilton, ci sta benissimo Racing. Cambiando il suo originale, va bene. Ma mi piace tanto, dai. No. Oddio, allora. Va bene. Questo è un Hydro Conquest, un Hydro Conquest blu. Bello. Ho cambiato il cinturino anche questo. Il bracciale, ho messo Tropic. Questo cinturino Tropic. È un orologio che fa bene il suo lavoro, è un 300 metri, fa il suo. Anche questo leggermente rumoroso, l'automatico, mentre è silenziosissimo il movimento, molto robusto, un orologio piacevole, ecco. Piacevole, simpatico. Vado oltre ancora. Vai. Questo è un orologio secondo me superbo, molto bello. Pulisco un attimo il vetro. Uno Spirit, il Zulu Time nella sua versione con la ghiera verde. Vabbè, questo, gli inserti e le sfere hanno questo colore vintage giallino, molto bello. Il quadrante precisissimo, un GMT che secondo me non ha nulla. È Cosk. Chiedo scusa. Non ha nulla da invidiare ai GMT più blasonati, ecco, direi che è un splendido orologio. Poi andiamo ancora un po' sul vintage, questo è un Longines, un 30L. Ci siamo, dai, è pulito mi però. Mi piacciono molto questi orologi solo tempo, insomma, ecco. Come fa a essere così pulito? Anni 60, credo, sì, a cavallo tra gli anni 50 e 60. Qui si fa sempre più affollata la situazione, ma abbiamo quasi finito. Questo è un Everard. Eccolo lì, anche questo va bello. Full gold. Tutti bianchi, cioè, quadranti, sempre puliti, degli puliti. Anni 50, inizi anni 60. Carino, molto bello. La corona non era sua lì, E per finire, questo dei Just Ore Acciaio. Che bellino. È un 36, a me piacciono i 36 della Rolex. Questo è l'unico che ho, a dire la verità. È un ore acciaio, come ho detto. Bello. Inizio anni 90, fa sempre la sua figura. Eh sì, bello, anche il cinturino è Eccoci bello. Qui. Va bene, senti, spero di essere stato sufficientemente veloce, non sono stato molto, sono stato un po' pigro con i dettagli, ma insomma il tempo è prezioso, tiranno. Come insegni tu. Ti saluto, ti faccio ancora Grazie. I complimenti per il canale. Grazie. Sei spiritosissimo e anche molto
dentro in tutte le questioni dell'orologeria, dai un sacco di informazioni utilissime, a me utilissime. Saluto te e tutti gli amici del canale, grazie ancora, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh, abbiamo visto tutta una serie di belli orologi vintage, fino ad arrivare al Datejust, qua con quel cinturino acciaiolo, quel cinturino così marroncino, oh, perfetto, proprio mi veniva voglia quasi di comprarlo anche a me, cosa che non devo fare, perché non posso spendere soldi in orologi vintage costosi. Hai avuto una commistione di generi, nel senso che hai sia gli orologi vintage, costosi o meno, e orologi moderni, proprio di quelli tipo lo Zulu Time della Longines, proprio gli ultimi usciti, no, diciamo. Però sui vintage, su quel Longines, sullo Zenith, anche sull'Eberhard, tutti questi quadranti così bianchi, smaccatamente puliti, nitidi, a me mi lasciano sempre pensare che qualcuno si è messo lì e gli ha dato una mano di vernice, hai capito? Mi piacerebbe, io ce n'ho, ne ho comprati anche di rovinati, veramente da buttare via quasi. Non dico rovinati, ma con qualche segno che si capisca che il tempo gli è passato sopra, no? Un quadrante con i puntini, con una parte un pochino, ti dà un po' di soddisfazione, dire sì, forse non l'ha toccato nessuno il quadrante. Poi possono averlo cambiato nel 1970 o nell'80 e dall'80 a oggi è virato nuovamente, no? Si è rovinato nuovamente, però almeno una parvenza di vita vissuta. Se no, orologi degli anni 50 così puliti, bianchi, mi danno l'idea di sterilità, proprio. Va bene, comunque promosso, grazie per aver mandato il video. Prossimo. Ciao Davide, sono Davide. Ciao. Dalla provincia di Pavia, inizierei col mostrarti questo Quarzone. Lo Quarzone. È un Promaster Aqualand analogico, le lancette arancioni fanno da profondimetro. Un orologio a cui sono particolarmente affezionato, a quasi 30 anni, ne abbiamo fatte di cotte e di crude insieme. Bello, mi piace, promosso. È abbinato a questo finto Marine National, che è un cinturino elastico, molto comodo perché puoi regolarlo al millimetro. Bisogna testare un attimo la durabilità, ecco, trattandosi di un elastico, vedremo un po'. Vedremo. Passiamo bello, al secondo Quarzone. Un Quarzone, un altro. È questo Formula 1, Tag Heuer Formula 1 del 2004. 2000 anni 2000. Ero un appassionato di Formula 1, quindi volevo... E ora no? Un Tag Heuer. Passata la passione. Sponsor ufficiale McLaren. McLaren. Che dire, un orologio pesantissimo, ma anche carino. Quello che mi ha fatto storcere il naso, per cui non lo uso più, è che gli inserti in gomma che fanno da protezione sia ai tasti del cronografo che alla corona si sbriciolano. E io mi domando come una Maison come Tag Heuer possa produrre certe cose, insomma. D'accordo che sono di gomma, però almeno dar la possibilità di sostituirle. Invece... Per averle nuove bisognerebbe comprare la cassa per intero. Sono cose, insomma, piuttosto antipatiche, ecco. E questo mi ci fa pensare che a volte le case fanno le cose per, cioè, senza nemmeno sapere poi cosa succederà nel lungo termine, no? Anche nel medio termine, 20 anni. Cioè, mi viene in mente che bisognerebbe evitare appunto le cose di plastica attorno nell'esterno dell'orologio, perché prima o poi vanno a finire nella differenziata. Cioè, l'esperienza insegna che un orologio con le parti in plastica poi si rovinano, e cosa succede? Che sei costretto a comprare tutta la cassa intera. Ma minchia, ma tienilo così, ma poi è un quarzo. Sbagliato dall'inizio, però vabbè, i primi anni 2000 un orologio al quarzo aveva ancora magari poi un Formula 1, cioè ha ragione di esistere anche adesso un orologio al quarzo di questo tipo qua, però. Andiamo ora a dei russi, immancabili russi, sono un manuale e un automatico. Questo è manuale, sì, nato, del periodo sovietico. Quindi c'è la scritta CCCP qua sul fondo. CCCP.
Questo non ha alcuna scritta perché appartiene al periodo transizionale tra Unione Sovietica e Russia. Dovrebbero Bravo. avere lo stesso quadrante, ma questo si è slavato col tempo, tant'è Ma che non ci sembra credo. verde, come nella versione dei paracadutisti. In realtà è dei sommergibilisti. Niente, movimento manuale, movimento automatico, i cinturini originali hanno fatto una brutta fine perché, insomma, non è Tutti che fosse NATO, di te questa usi. gran qualità. Ora passiamo al primo Vai. automatico, Cos'è? Un altro serie NATO. Miota 8000, è questo Bulova Hack che ho trovato in Spagna perché sembra che in Italia non sia venduto. Non è presente sul loro sito, non è presente in alcun negozio, Pensa a te. nemmeno online, quindi questo arriva da Cadice in Spagna. È praticamente lo stesso modello della referenza che hai recensito tu, ma in negativo, anzi in positivo. Quadrante color avorio, numeri con le 24 ore. Rispetta la specifica militare a cui fa riferimento anche il più famoso A10. Hamilton Khaki. Questo non è, mi sono informato un po' e quindi questo non è un omaggio a Hamilton, Ma no. questo era assegnato all'esercito, quindi Sì. in quegli anni i produttori, fornitori dell'esercito americano erano Bulova, Hamilton, Elgin e un'altra che non mi Berrus, ricordo. Berrus. E quindi si può dire che, insomma, chi dice che somiglia a Hamilton in realtà non sa che fu Bulova a produrre il primo prototipo. Mi lascia un po' perplesso questo quadrante bianco qua, cioè mi sembra un po' spoglio come quadrante, ci manca qualcosa, non riesco a capire cosa. Poi tutti i cinturini NATO, finora ho visto tutti gli orologi, anche i russi ci mettono il cinturino NATO, per fargli dispetto NATO, Russia, gli mettono il cinturino NATO, anche qua tutti NATO. Il field watch con le 24 ore, di conseguenza a me tra l'altro piace anche di più, Bravo. insomma è giusto per una questione estetica soggettiva. Certo. E avanti. Non è affatto male. Io tra l'altro ho cambiato cinturino con questo NATO verde militare. Strano. Il suo cinturino originale è un NATO in pelle nera, discutibile perché fa sembrare questo orologio un orologio della prima comunione, quindi prima cosa che ho fatto è, ancora prima che arrivasse, prendere un cinturino da sostituire. Fa 8 secondi in più al giorno, per Ma cui va per il tipo di calibro direi che è più che benissimo. soddisfacente. Mi piace molto. Massimo. Arriviamo al secondo ed ultimo orologio, anche lui è un Miota serie Secondo. 8000, bellissimo. Questo è nella versione con il quarto sulla ghiera dipinto di rosso. Ho avuto la fortuna, cosa non comune, di trovarlo con il datario in italiano. È il nato. Davvero, davvero soddisfacente questo orologio, perché al polso sembra 2-3 mm più piccolo Sì, addirittura. Vuoi per la simpatico. forma, vuoi per il tipo di cassa, sembra veramente più piccolo. Tra l'altro, cosa non da meno, almeno per me, è che qualcuno ha avuto l'ingegno di posizionare la corona a ore 8. A me danno fastidio in genere gli orologi che ce l'hanno a ore 3 perché se non è proprio saldamente serrato al polso, capita che ti vada un po' a Ma sì. bucare le ossa del polso, insomma, della mano. E ho vari ricordi di segni lasciati Sì. anche sulla pelle, per cui tanto di cappello a chi si è inventato Questo? questo Questo? posizionamento della Posizione. corona. Per non farmi mancare nulla, poi volevo anche E vedere un Flieger, penso che prenderò un
una cosa entry level, tipo un Laco Haken da 39, per non farmi mancare anche il terzo calibro serie 8000 di Miota. E niente, questa è la mia, chiamiamola, Va collezione. bene, Grazie mille per l'attenzione, auguri grazie per il canale a e te. rock and love. Rock and Ciao love. Davide. Ciao, 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 ciao. È un video di 7 minuti e 16 che però si poteva fare in 5 o in 4, no? Quando uno è un po' prolisso, lento nel parlare. Sì, te dici ora della corona lì, il genio che l'ha messa a ore 8, va bene, tutto quello che vuoi, no? Però diciamoci la verità, a ore 8 quando io devo regolare il ProMaster e tribolo, lo metto alla rovescia e devo ragionare alla rovescia, se no con la sinistra. Non è che sia così immediata, tutto semplice e facile. Poi a me la corona a ore 3 non dà fastidio, per esempio, va oro, da orologio a orologio, nel cronomat niente, nessun fastidio. Poi è anche bella tondeggiante questa, è tondeggiante, non dà fastidio. Sull'Hydro Conquest è una saetta che ti si infila nella mano, no? Proprio, cioè, ti vengono i calli qua, dipende da modello a modello. Comunque dai, una collezione di due orologi a quarzo, due orologi automatici. Ti promuoviamo proprio perché per grazia ricevuta, perché non, almeno è finito il video, siamo contenti. Promosso, promosso, promosso. Boh, mi sembra di aver detto tutto, ragazzi. Spero vi siano piaciuti i video, perlomeno un minimo, un pochino, un attimino così, tanto per darmi un contentino. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!